Pronti per dare... No, come inizia la trasmissione, dai, subito. Tanto sappiamo già chi è. Pronto? Pronto? Scusate, sono Mirko Sandoni, dell'impresa di deratizzazione Mediarat. Ma che Mediarat, dai? Sono di Mediarat. Sapevo che a questo punto ci saremmo bloccati. Su Mediarat ci saremmo bloccati. Avete bisogno per caso di deratizzare il vostro ambiente? No, ancora lei, dai, non abbiamo. Ma lei chi? Lei non ha capito chi sono? Sono Mirko Sandoni e sono un deratizzatore. Qui non abbiamo ratti. Vivo di sorci. Non abbiamo ratti. Non abbiamo, sicuro, guardi bene. Allora, secondo me, se guarda bene, in giro qualcuno lo trova. Ci sono questi piccoli, quelli più nocivi, sono quelli rossi. No, non si può parlare di politica, siamo in par condicio. Ma quale politica? Io vendo un prodotto antisorcio. Vendo un prodotto antisorcio. Il siero delle libertà. Ma ecco, vede? Vuoi sentire lo slogan? No, slogan politici, no. Ma quale politica? Ma porca paletta. Meno male. Questa si chiama pubblicità. Vai con lo sacchetto. C'è un pianoforte nel telefono? Vabbè, poi ne parliamo dopo. Sì. Nessuno ti aveva allertato nel fare lo stacchetto. Esatto. Avrei dovuto farlo io con la bocca perché fa più ridere. Mi scusi allora. Quindi, legati lì. Era uno dei sorci. Ma guarda un po'. Adesso lo rifaccio. Lo rifaccia. Stato letto un telo tento. Sì. Usa il siero Bossi, il siero che ti libera dai rossi. No, lei detto, fa... letto. Ma cosa? Fa i nomi. Ma quale nomi? Ha fatto i nomi. Ma io non ho fatto nomi. Mica ho detto Umberto, oppure Silvio, o Gianfranco. Vabbè, non ci interessa il siero. Dico nomi a caso. Non ci interessa il siero. Preferisce per caso metodi più morbidi? Più morbidi come? Allora, se vuole, posso suonare il piffero. Beh, come i topi, giusto? Il piffero della libertà. Ecco, lo sente? Certo. Io sono capace di suonare e parlare contemporaneamente. Senta. Suona col naso? Per cui immagini come sto suonando il piffero. Appunto, non lo suoni ancora. Io quindi lo suono, i sorci rossi mi inseguono per farmi un culo così, appunto. E io li porto tutti nel po' dove poi ci sono dei ragazzotti con le camicie verdi. Ecco. E gli fanno vedere, indovina, quale tipo di sorcio? Il sorcio verde! Eccola, grazie, basta! Questo non perde occasione.